Devo riposare e distendermi. Questo è troppo per me. Roccia Isle dovrebbe aiutarti. Ma non dimenticare che è nella confraternita. Io non ho mai avuto fiducia in loro. Fai attenzione a quello che dici. Mie condoglianze. Tuo padre era una brava persona. Voglio dirti che mi dispiace per la tua perdita. Ero amico di tuo padre molti anni fa. Un Craig? Mio Dio, no. Certo che no. Alcuni dubitano che un dispositivo del genere esista, per non parlare del fatto che funzioni. Tuttavia, se hai la stessa determinazione di tuo padre, potrei aiutarti a trovarne uno. Forse. Ma temo che non potrò aiutarti direttamente. Dalle notizie che ha portato la dottoressa lì, hanno bisogno di me altrove. Ecco Billie Holiday con Crazy He Calls Me. Ce l'hai fatta con quel vecchio terminale? Ah, bene, con questo credo di poterti aiutare. Vieni qui un attimo, ti farò vedere dov'è. Non fare un altro passo, faremo saltare in aria la tua fottuta testa! Non sto scherzando! Non dovresti essere qui, quindi è meglio che te ne vai! Non ti conviene andarci, è lì che stanno i mostri. Ce la siamo cavata piuttosto bene a tenerli fuori. Probabilmente meglio di quanto potresti fare tu. Oh sì? Allora devi avere un gran bel culo! Sei in gamba per un mongolo, sai? Perché non vieni dentro? Penso che possiamo fidarci di te. E da qualche laggiù! Parte della zona contagiata. Vieni a parlare con me! Esiste. Sono nella stanza alla tua sinistra! Usa l'intercom vicino alla finestra! Non potresti essere... È successo anni fa e forse facevo degli esperimenti con Jet all'epoca. Io? Ma ti dico che è la fuori. Alla prossima volta, qui è Treccani. Ma non sono abituato ai voi state ascoltando Galaxy News Mi Radio, chiamo... che vi racconta la verità, non importa quanto sia brutta. E sì, ora un po' di musica. Decisamente. Perdona la mia confusione, ma non mi aspettavo di incontrare qualcuno. Non dovrebbe sorprendermi. Era solo... So cos'è. So dov'è. E indovina un po'. So anche come puoi averlo. Perché tu puoi aiutarmi. Fammi uscire di qui. Non ne posso. Portami con te. La camera in cui si trova il Craig. Io, invece, ora fammi uscire di qui. Al fondo del corridoio, sulla tua... all'interno, troverai la console di controllo del fuoco. Fai attenzione, però. Cosa ne... Conventional star in my is Kansas in August, high as a flag on the 4th of July.
If you'll excuse an expression I use, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm... Finalmente! Libertà! La vera libertà! Non ti ringrazierò mai abbastanza per questo dono! D'accordo! Stai qui! Le stanze e i corridoi che si trovano dietro questa porta sono estremamente contaminati! Prenderò... Bel lavoro, soldato. Accertati che il Craig sia posizionato sul mio Vertibird. Sì, signore. Farò venire giù i tecnici per rimuoverla immediatamente, signore. Hai la certezza che sia illeso? Sì, signore. Verrà presto, ma possiamo farlo rinvenire. Eccellente. Preparalo immediatamente per il trasporto. Dunque sei di nuovo tra noi. Bisogno di te. Signor Presidente, non ho tempo per altre questioni. Sarò lì tra poco. Ora, colonnello. Sì, signore. Ah, finalmente la solitudine. Mi scuso per l'atteggiamento del colonnello Autumn. Sta affrontando molto stress ultimamente. Immagino che tu sappia chi sono. E sono sicuro che hai ascoltato i miei programmi radiofonici. Vorrei parlare con te faccia a faccia. Ci sono alcune cose di cui dobbiamo discutere. Ah, faccia a faccia alla fine. Era ora che ci incontrassimo. Sono felice che tu ce l'abbia fatta. Sei troppo gentile. Il piacere è mio, te lo assicuro. Io e te dobbiamo parlare di molte cose. Io e te abbiamo la possibilità di rendere la nostra nazione un posto migliore per tutti. Devi fare in modo che questa opportunità non vada sprecata. Ripongo molta fiducia in te. Le mie abilità di influenzare il mondo ora sono limitate. Tu puoi andare e venire come vuoi. Forse è meglio se ti spiego perché le cose devono cambiare e perché voglio che tu agisca a mio nome. La brava gente di questo paese non potrà riprendere il controllo fino a quando le nostre terre saranno infestate dalla mutazione. Né i miei soldati, né il culto che hai scoperto, la confraternita d'acciaio, sono in grado di fermare questa ondata. Esseri come supermutanti e ghoul devono essere epurati dalla società e dal mondo, prima che sia possibile ricominciare a vivere. Credo che il lavoro di tuo padre possa aver successo proprio dove gli altri hanno fallito. Il purificatore che tuo padre ha contribuito a creare potrà dare acqua pulita a tutta la zona contaminata della capitale. Con una semplice modifica può essere utilizzato per diffondere un agente in grado di distruggere le creature mutate se ingerito. Nel tempo saremo in grado di liberarci delle mutazioni nella zona contaminata e riportare la salute alla gente.
Ho bisogno che tu faccia questa modifica. Di fronte a te si trova una provetta contenente un virus VEF modificato. Questo farà sì che il virus venga iniettato nella riserva d'acqua. Ti serve solo il codice di attivazione del purificatore. Semplice, no? Trovo che sia davvero spiacevole e deludente. Devo ricordarti la gravità della situazione. Davvero, prosegui. È vero, il processo è stato certamente casuale. Poiché, al contrario degli umani, io sono infallibile. Perché sono stato programmato per esserlo, naturalmente. Caricamento. Errore logico interno rilevato. Riavvio dei circuiti di memoria primari. Attendere. Forse c'è un problema. Istruzione di elaborazione. Nuova istruzione accettata. Sequenza di autodistruzione inizializzata. Si prega ai civili di rimuovere materiale VEF a rischio. Finalmente! Sapevo che eri sopravvissuto e speravo di assisterti per ripagarti del debito che ho nei tuoi confronti. Sì, ed è davvero affascinante! Immagina il male che potremmo sconfiggere con questi strumenti! Ho visto che ti catturavano. E con un po' di astuzia ho seguito chi ti ha catturato. Ti devo la mia libertà. E penso che ricambiare il favore sia stato un atto di giustizia. Ehi, sarebbe un onore seguire un eroe come te. Andiamo?